Torna ai nostri microfoni, è un piacere, lo salutiamo, il generale Antonio Pappalardo. Generale Pappalardo, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori romani. Grazie per aver accettato il nostro invito e per essere tornato qui nella radio della città di Roma, Radio Yes. Generale Pappalardo, ovviamente abbiamo seguito anche le sue vicende politiche, mi sembra che le cose crescono anche con consenso, con merito, perché poi quando le cose si fanno bene o quando si ha un riscontro e un consenso è sempre perché si ha un merito di fondo. Tutto questo però è stato sicuramente esaltato, almeno da un punto di vista dell'attenzione mediatica, dalle sue dichiarazioni. Lei ha detto: io voglio essere ascoltato dai giudici perché ho qualcosa da dire rispetto al cosiddetto trattato stato mafia. Ovviamente noi approfittiamo della sua proverbiale disponibilità e le chiediamo, insomma, di rivelarci qualcosa, o se vuole raccontarci lei il perché di queste dichiarazioni e il perché chiede di essere ascoltato. Ma vede, io ho presentato già due denunce alla Procura della Repubblica di Caltanissetta e di Palermo, ne sto preparando una terza, ma ancora i giudici non mi chiamano. Io sono veramente abbastanza amareggiato, perché è vero che il giudice Borsellino è stato ucciso per le trattative che lo Stato, perché si opponeva alle trattative fra lo Stato e la mafia, attenzione, non solo degli apparati dello Stato, ma anche di alcuni ben individuati soggetti politici. Ebbene, in quello stesso periodo in cui veniva ucciso il giudice Borsellino, io venivo espulso in maniera davvero molto insolita dal governo Ciampi. Attenzione, Conso, il ministro di giustizia, di grazia e giustizia, che ha firmato il provvedimento che attenuava il carcere duro ai mafiosi, era ministro di Ciampi. E io sono dell'avviso che Conso, per quanto avesse una certa libertà di azione nell'ambito di quel governo, certamente non avrebbe mai messo all'oscuro, avrebbe tenuto all'oscuro Ciampi, che era un po' il factotum di quel governo, era il presidente tuttofare, tant'è vero che ormai aveva ricevuto una investitura particolare, poi capiremo come e per quale motivo, per diventare poi di lì a qualche anno anche Presidente della Repubblica. Quindi quando Conso fa un passo di questo genere, noi dobbiamo capire che non lo ha fatto da solo, Ciampi stava dietro alle sue spalle. Ma Conso chi è questo soggetto? Quando 17 anni dopo Conso ha ammesso candidamente che lui era al centro di queste trattative, lo ha confessato davanti a una commissione parlamentare, ovviamente una certa stampa preoccupata lo ha fatto pensare per un uomo vecchio o ai limiti dell'arteriosclerosi e addirittura della depressione. Cioè, si doveva squalificare quello che lui stava dicendo. È veramente così il signor Conso? Oppure il signor Conso ha una personalità un po' controversa ai limiti della perfidia? Non dimentichiamo che quando io sono stato espulso dal governo, non potevo essere espulso perché il governo Ciampi era stato creato per l'esplosione di Tangentopoli, si dovevano buttare fuori dal governo tutti quelli che avevano rubato in Italia e all'estero mettendosi un sacco di soldi nelle tasche. Che c'entra Pappalardo che aveva un processo per diffamazione militare in cui aveva detto il comandante generale dell'arma non può essere scelto dai partiti? Qui c'è Bossi che sputa sulla bandiera, ci sono persone che rubano e che rimangono nel governo. Io invece, per una sciocchezza di questo genere, dovevo essere buttato fuori. Ovviamente questo ha fatto sorridere tutta l'opinione pubblica. Mi ricordo una volta mi fece una chiacchierata con Funari, disse: le hanno fatto una carognata che non può finire, generale, una carognata. E però a quel tempo non capivamo perché questa carognata. Ebbene, chi è che ha determinato la mia espulsione dal governo? Proprio Conso, che durante quel consiglio dei ministri, ci dobbiamo togliere i piedi, Pappalardo. Perché a un certo punto ce lo dobbiamo togliere dai piedi, non lo possiamo buttare fuori per il reato, perché faremmo ridere tutta l'opinione pubblica nazionale e internazionale. Diciamo che lo buttiamo fuori per minore fedeltà, perché al momento in cui lei, Presidente, invitava il sottosegretario a dire se c'era qualcuno che aveva qualche precedente penale, Pappalardo non l'ha detto, ma lei se lo immagina.
Se io quel giorno davanti a tutti avessi detto: Presidente, io ho un precedente penale per diffamazione, tutti si sarebbero messi a ridere. Ma pappalardo, ma noi siamo qui per le Tangentopoli, mica per il tuo reato di diffamazione. Ma stia zitto, sempre il solito carabiniere che vuol fare il perfetto al 100%. Io non parlai per non fare la figura del ridicolo. Bene, questo consob suggerì questo, quindi questo consob era ben addentro a tutto quello che accadeva. Bene, io vengo a sapere dopo tanti anni, dopo che per tanti anni mi chiedevo anche con i vertici dell'arma, ma per, mi scusi il termine, io sono siciliano, me lo dovete consentire, ma perché minchia sono stato buttato fuori? Buttato fuori si può dire, generale, buttato fuori si può dire, tranquillo. Esatto, perché sono stato buttato fuori per una sciamenza di questo genere? E tutto si spiega con il fatto che quando è scoppiata la polemica, perché io non mi volevo dimettere, perché mi volevano far dimettere volontariamente, perché la cosa sarebbe passata in dolore, mi chiamò il capo dello Stato. È lì tutto il discorso. Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Repubblica, chiama Antonio Pappalardo. E io ci vado insieme all'allora segretario del PD, Ferri. Andiamo lì e lui esordisce il capo dello Stato. Lei ha ragione. Lei ha perfettamente ragione, lei non può essere buttato fuori per una sciamenza di questo genere. Lei peraltro sta facendo un lavoro enorme per le forze armate, le sta democratizzando, perché le forze armate, nonostante la Costituzione, nonostante la legge del 382, ancora subiscono certi fascini e certi nostalgismi. Lei invece è un uomo fortemente democratico. Grazie Presidente, sono commosso. Ma mi deve fare una cortesia personale, lei deve uscire fuori dal governo. Ma scusi Presidente, ma che mi sta dicendo? Dopo questo encomio, io c'ho ragione e che io sono dalla parte della ragione, lei se la prende con me. Ma dica a Ciampi, per cortesia, di non fare questa sciocchezza e di lasciarmi in pace a continuare a tutelare gli interessi del personale in uniforme e dei cittadini che in questo Stato non, ecco, contano nulla. Generale, è sempre un piacere ascoltarla, lei poi ha questa faconda capacità, ha questo eloquio così, così coinvolgente, così siciliano, ed è un'accezione assolutamente positiva. Ricorda Vitaliano Brancati, ricorda i figli meravigliosi di quella terra bella che è la sua Sicilia, che è la nostra Sicilia, perché gli italiani dovrebbero partire proprio dal sud per riprendersi le tradizioni e la storia di questo paese. E muore Falcone, muore Borsellino, io credo che alcuni elementi... Sì, ma per arrivare a questo punto dobbiamo spiegare un passaggio. Però sto arrivando, le facevo la domanda, sì. Ma anticipato. E qui ci sono elementi più o meno emozionali, suggestivi, di cronaca che vengono acquisiti, però c'è un passaggio che è precedente a tutto questo. E io le lascio la parola perché lei a questo punto ci dice qual è il passaggio che determinerà gli anni a venire in seno anche allo stragismo di Stato. Cosa succede prima di Borsellino e Falcone? Qual è il passaggio fondamentale? Ma vede, io le dico una cosa, mi faccia finire il colloquio col capo dello Stato che è significativo, sì. Poi risponda alla sua domanda. Quando il capo dello Stato mi fa un discorso di questo genere, scusi, ma non chiami me, se ho ragione chiami lui, questo signor Ciampi che mi vuole buttare ad ogni costa e non capisco per quale motivo. E lui dice: per cortesia Pappalardo, lo sa quanto io la stimo, inghiotta questo rospo. Ho detto: guardi Presidente, io non ho mai inghiottito rospi da ufficiale dei carabinieri, mi devo inghiottire adesso che sono deputato della Repubblica, ma non se ne parla nemmeno. E lui incalza, sapesse quanti rospi ho dovuto inghiottire io in 40 anni di mia attività politica. Mi è venuto spontaneo, di getto, lei sa che sono un uomo di getto, certo, dicevo che è diventato capo dello Stato. Anche lui si è alzato in piedi e mi ha detto: a questo punto, se il Consiglio dei Ministri determina la revoca del suo incarico, io firmerò l'atto come atto dovuto, cioè il Presidente della Repubblica si vedeva costretto a firmare un atto. Può un Presidente della Repubblica firmare un atto di quel genere perché è costretto, se dietro non c'è qualcosa di veramente spaventoso? Chi a quel tempo ignoravo. E poi con il senno di dopo ho capito perché nominato sottosegretario di Stato alle Finanze, io ho avuto due colloqui importanti, uno con il generale Barrenghi, comandante della Guardia di Finanza, e uno con il capo di Stato Maggiore dell'Arma, generale Pisani.
ai quali ho detto: per sconfiggere questa corruzione politica, per trovare tutti i legami che ci sono fra il potere politico e la mafia, io farò, d'accordo con voi due, una task force di carabinieri e finanzieri insieme, che sarà una cosa micidiale. Lei se lo immagina che cosa stavo architettando io? Nel momento in cui dico questo, il giorno dopo mi chiama il ministro delle finanze, il ministro Gallo. Ci guardi, le volevo ricordare che la Guardia di Finanza, la delega è tutta nelle mie mani, la gestisco solo io. Già si preoccupavano che io diventavo, cominciavo a diventare operativo. Ecco perché alla fine viene fuori, ma questo pappalardo Antoni, chi ce l'ha messo in mezzo ai piedi nel governo, che vuole fare un discorso di questo genere, mentre noi stiamo facendo le trattative fra Stato e mafia? Lei se lo immagina, se io rimanevo nel governo, l'avrei saputo quello che stavano facendo. Secondo lei io mi sarei tenuto con tutti i colleghi morti, dalla Chiesa, Basile, da Leo, che erano stati assassinati dalla mafia, io mi sarei tenuto a queste trattative, ma altro che Borsellino che si è lamentato con gli amici dicendo io sono contrario, io avrei fatto casino, qua c'è un bordello, sarebbe saltato il governo Ciampi. Mi dica un po', poteva saltare il governo Ciampi, che di lì a qualche anno sarebbe dovuto diventare Presidente della Repubblica con una strategia politica, economica e finanziaria che ci ha portato all'attuale collasso? E perché l'Europa non riesce, questa Europa dei Ciampi, dei Prodi e dei Berlusconi, che ci hanno, dei Monti, che ci hanno portato a questo disastro, sarebbe stata bloccata all'inizio? Potevo io a un certo punto essere tollerato, quando se io avessi parlato sarebbe saltato tutto? Dovevo essere buttato fuori, ed ecco perché mi hanno buttato fuori. Pappalardo era un soggetto pericoloso, doveva essere buttato fuori. Prima di Falcone e Borsellino già erano in atto, perché vede una cosa molto importante, l'ho letto sul giornale di Sicilia, laddove i magistrati hanno detto giustamente: attenzione amici, il governo tecnico, cioè il governo Ciampi, non poteva assolutamente assumere decisioni determinanti a favore dei mafiosi, dovevano fare le trattative sotto traccia. Perché il governo Ciampi si è deciso a fare questo discorso con la mafia? Perché erano andati in panico, c'erano state 7 stragi in un anno. Questi che non sono mai stati uomini di Stato, ma uomini che di scrivania se la sono fatto letteralmente addosso e si sono fatti condizionare da taluni sparvieri legati ai mafiosi palermitani che volevano a un certo punto condizionare il governo. E il governo Ciampi, che era quello che era, a un certo punto si è fatto mettere i piedi in testa. Ma quando hanno scoperto che ormai il guaio era stato fatto e che loro dovevano comunque coprire tutto, c'era un uomo pericoloso nel governo, Pappalardo. Buttiamolo fuori, quindi uccidiamo Borsellino, perché lì a Palermo si può fare. Pappalardo, uccidere Pappalardo a Roma sarebbe stato un fatto inspiegabile, mentre perché Borsellino poteva essere ucciso perché era l'uomo che continuava la strategia di Falcone contro la mafia. Perché non si sarebbe, loro, secondo loro, non si sarebbe mai scoperto che invece veniva ucciso Borsellino per le trattative. Pappalardo possiamo ammazzarlo molto più delicatamente, buttandolo fuori dal governo. E io per 20 anni mi sono tenuto dentro questa amarezza infinita. Ma che cosa ho fatto da essere buttato fuori? Ma che delitto ho commesso da essere buttato fuori? 20 anni dopo lo vengo a scoprire. Prima di salutarla e ringraziarla, ovviamente, generale Pappalardo, noi abbiamo ancora 2 minuti.